Le trame delle puntate spagnole di Una vita svelano che Arturo Valverde scoprirà di essere malato. Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita, in programma in autunno su Canale 5, si soffermano su Arturo Valverde, interpretato dall'attore spagnolo Manu Regueiro. Il padre di Elvira scoprirà di essere malato. Una malattia che getterà nello sconforto il colonnello, che arriverà addirittura a pensare il suicidio. La vicinanza di Silvia lo farà desistere da questo proposito. Spoiler spagnoli, Arturo Valverde è malato. Arturo Valverde cambierà radicalmente comportamento dopo aver capito di aver fatto male alla figlia per troppo tempo. Le anticipazioni svelano che Elvira ed il figlio donna Susana abbandoneranno Acacias 38 per vivere finalmente la loro vita insieme. Dall'altro canto il colonnello Valverde resterà nel vecchio quartiere, dove comincerà ad avvertire dei gravi problemi di salute. Una seria patologia oculare che lo porterà pian piano alla cecità. Fortunatamente nella sua vita giungerà Silvia, un nuovo personaggio che movimenterà parecchio la tranquilla vita dei condomini di Acacias 38. Arturo diventerà addirittura romantico per fare colpo sulla donna. Il padre di Elvira, infatti, le donerà un paio di orecchini dopo aver organizzato una cena a Lunedì Candela, dove la inviterà a ballare al centro del salone. In questa circostanza il padre di Elvira avvertirà un malessere tanto che Silvia dovrà faticare non poco per non farlo cadere in terra. Arturo chiede la mano di Silvia. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda ad autunno su Canale 5, svelano che i disturbi di Arturo si faranno via via sempre più evidenti. Il colonnello, infatti, temerà di non poter più vedere sua figlia dopo aver osservato una sua fotografia. A questo punto l'uomo tutto d'un pezzo sarà costretto a chiedere aiuto alla sua innamorata, che lo convincerà ad eseguire degli esami diagnostici presso un luminare. Qui il medico scoprirà che Arturo è affetto da un disturbo degenerativo della vista, tanto che, distrutto dalla notizia, penserà addirittura al suicidio. L'impietosa diagnosi rischierà di rovinare la relazione tra Silvia ed il papà di Elvira. A questo punto la donna cercherà di stargli vicino, convincendolo a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Nonostante ciò la vista continuerà a peggiorare, con il colonnello che dovrà rassegnarsi alla cecità. In ogni caso l'uomo deciderà di convolare a nozze con Silvia e inviterà Simone ed Elvira, con la complicità di donna Susana, al matrimonio.